Amici di GZ, oggi siamo qui con Raffaele, lo chef di McDonald's. È lui che crea le ricette dei panini per cucinare a quattro mani qualcosa di super succulento. Tenetevi forte perché oggi vi spiegheremo come preparare a casa vostra una variante del McChicken davvero speciale. Proprio così, Manuel. Il gusto inimitabile di uno dei panini più amati incontrerà l'esperienza di Giallo Zafferano per creare qualcosa di unico. McChicken saporito, cominciamo! Il nostro McChicken saporito avrà una panatura in tre passaggi. Iniziamo dalla pastella, ci pensi tu, Manuel? Certo, Raffaele. Verso in ciotola farina di tipo 00, scorza di limone, timo secco, maggiorana secca, pepe bianco, sale, acqua e birra. Con l'aiuto di una frusta mescolo tutti gli ingredienti. Perfetto, la pastella è pronta e la teniamo da parte. Ora in queste due ciotole ho già preparato semola di grano duro e pane macinato grossolanamente. Ma prima ci occupiamo del pollo. Ci pensi tu, Raffaele? Assolutamente. Utilizziamo 100% petto di pollo italiano. Per prima cosa lo vado a snervare e sgrassare. Adesso lo vado a tagliare in orizzontale. Ottengo così due fette. Vado a batterle leggermente e dopo le divido ancora a metà. Così ottengo quattro quadrotti. E adesso sì che possiamo impanare. Esatto. Li passo prima nella semola di grano duro. Poi li metto nella pastella e infine nel pane macinato grossolanamente e lo faccio aderire bene, così con un po' di pressione. Lascio riposare i petti di pollo panati a temperatura ambiente, intanto verso l'olio in pentola, così si scalda. Prepariamo la salsa. Ci pensi tu, Manuel? Non aspettavo altro. Sarà una maionese con senape in grani. Una ciotola, verso il tuorlo, l'aceto di vino bianco e comincio a montare con le fruste elettriche. Verso l'olio di semi di girasole a filo, così la maionese non impazzisce. Perfetto. Una volta emulsionato il tutto, aggiungo il sale e senape in grani. Salsa pronta. Raffaele, l'olio a che punto è? Ci siamo, a 170 gradi. Possiamo iniziare a friggere. Vai. Friggiamo un pezzo per volta fino a doratura. Cottura perfetta. Posso scolarlo su carta paglia. E adesso vado avanti con gli altri. Intanto, Manuel, direi che è arrivato il momento di infornare il bacon. Stavo proprio per farlo. Il forno è già in modalità grill, basterà qualche minuto. Intanto prendo i panini già tagliati e li dispongo su un'altra teglia. Sforno il bacon e li lascio scaldare giusto qualche minuto. Panini ben caldi e bacon perfettamente croccante. Ottimo, anche il pollo è pronto. Adesso possiamo comporre il nostro McChicken saporito. Sulla base adagio il pollo. Aggiungo una fetta di formaggio, toma con latte 100% italiano che ho già tagliato, il bacon, due fette di pomodoro, la maionese con senape in grani e richiudo.
Ed eccolo qui il nostro McChicken saporito, pollo perfettamente dorato, bacon croccante, toma, maionese con senape in grani. Raffaele, io non so te, ma non resisto, Lo credo bene, con un panino così, io direi che un assaggio ce lo siamo anche meritati. Vero? Non vedevo l'ora di sentirtelo dire. Che buono, siamo stati proprio bravi. Non vi resta che prepararlo oppure andarlo a provare da McDonald's. Buon appetito! Ciao amici!